tutti ragazzi, oggi affrontiamo il discorso relativo al prodotto ionico dell'acqua. Prima di entrare nel merito, ricordiamo che l'acqua è una sostanza che ha una particolarità, e cioè può comportarsi sia da acido che da base a secondo del partner con cui reagisce. Sostanze di questo genere vengono chiamate anfiprotiche. L'acqua si comporta da base se, per esempio, in soluzione troviamo acido cloridrico o acido acetico, e si comporta da acido se in soluzione troviamo per esempio ammoniaca. Possiamo anche notare le proprietà acido-basiche dell'acqua se andiamo a considerare la dissociazione dell'acqua secondo Arrhenius, e quindi se scriviamo H2O, essa si dissocia in ioni H+ più ioni OH-. Quindi qui possiamo desumere anche la sua proprietà di essere sia acido che base. E, per essere più rigorosi, dovremmo utilizzare il concetto di acido e base secondo la teoria di Bronsted, e quindi l'equazione che abbiamo scritto dovrebbe essere rappresentata in questo modo. Adesso vi faccio le formule di struttura. Quindi consideriamo due molecole di acqua, che abbiamo detto che cosa? Che una molecola di acqua può perdere uno ione H+, e questo ione H+ può essere accettato da un'altra molecola di acqua, quindi che funge in questo caso da base, quindi la molecola che ne deriva sarà questa. La scriviamo molecolarmente, anche se l'abbiamo visto nella precedente lezione. Quindi H3O più lo ione idronio più OH meno. Ok, quindi questa relazione viene scritta in questo modo: H2O più H2O mi dà H3O più OH meno, dove per esempio la prima molecola di acqua può fungere da acido. E quale sarà la sua base coniugata? Sarà l'OH-. Questa molecola, per esempio, fu può fungere da base, e il suo acido coniugato sarà il seguente. Quindi, secondo la teoria di Bronsted e Allori, abbiamo un sistema acido-basico coniugato. Se andiamo a scrivere l'equazione all'equilibrio in funzione delle concentrazioni, quindi Kc è uguale al prodotto delle concentrazioni molari dello ione H3O+ fratto la concentrazione molare dell'acqua al quadrato, quindi otteniamo questa che è la costante di equilibrio dell'acqua. Sui testi potete trovare anche questa relazione direttamente: 2 di H2O, che è equivalente a questa, però in questo modo si riesce a capire meglio il concetto di acido e base coniugata e viceversa. Quindi H3O più OH-. I rapporti molari dello ione H3O più e dello ione OH meno sono uguali. Bene, adesso vediamo di parlare del prodotto ionico dell'acqua. Sappiamo che l'acqua è una sostanza che si dissocia pochissimo in soluzione acquosa. Infatti, se noi consideriamo che la molarità dell'acqua in un litro di acqua, quindi 1000 grammi, è pari a questo valore. Quindi se noi consideriamo la molarità dell'acqua in 1 kg, quindi 1000 grammi, fratto il peso molecolare 18 grammi litro, il valore che ne esce è 55,5 moli. Bene, il valore
rispetto all'acqua degli H3O più o degli H più, possiamo indicarli nello stesso modo alla fine. Infatti si usa più l'H più, che è più rapido rispetto alla scrittura dell'H3O più. Il valore, pensate, che è un decimo di milionesimo delle moli totali di acqua. Per cui, andando a scrivere la concentrazione e l'equilibrio di H3O più per OH- fratto H2O al quadrato, questo valore, si dice, viene conglobato nella costante di equilibrio, quindi scriveremo che KC H2O al quadrato è uguale alla concentrazione molare di H3O più per la concentrazione molare di OH meno. Bene, poiché l'acqua è praticamente indissociata, ha questo valore di KC per la concentrazione molare dell'acqua al quadrato, viene sostituito questo valore che è la costante dell'acqua e quindi viene definita in questo caso come prodotto ionico dell'acqua. Quindi KV è uguale a KC H2O al quadrato, che è uguale alla concentrazione degli ioni H3O più per la concentrazione molare degli ioni OH-, quindi KV è uguale ad H3O più che moltiplica la concentrazione degli OH-. Possiamo scrivere anche in forma equivalente, in questo modo, OH-. Bene, sperimentalmente si è visto che a 25 gradi il valore della concentrazione molare sia di H3O più che di OH- è pari a, quindi concentrazione di H3O più uguale a 1,0 per 10 alla meno 7 molare. Stesso dicasi per il valore OH- che è pari a 1,0 per 10 alla meno 7 molare. Andando a sostituire questi due valori nella relazione fondamentale, avremo quindi KV è uguale a 1,0 per 10 alla meno 7 per 1,0 per 10 alla meno 7, otterremo il valore che è 1,0 per 10 alla meno 14. Quindi KV è uguale a 10. 1,0 per 10 alla meno 14. Questa relazione è importantissima in quanto ci spiega tantissimi fenomeni sia di natura chimica che di natura biologica. Come può accadere che anche nei testi venga riportato direttamente il valore di KV, quindi 1,0 per 10 alla meno 14. In questo caso, come determinano i valori di H3O più e di OH meno? In questo modo, quindi KV è uguale, abbiamo detto, alla concentrazione degli ioni H3O più OH meno, e poiché queste concentrazioni molari sono uguali, possiamo scrivere anche in questo modo. Quindi KV è uguale ad H3O più al quadrato e KV uguale a OH- al quadrato. Quindi facendo la radice quadrata di H3O più, quindi radice di KV è uguale a 1,0 per 10 alla meno 7. Stesso dicasi per l'OH meno, in questo caso è uguale a sempre KV, è uguale a 1,0 per 10 alla meno 7.
Quindi qui abbiamo le due tipologie scritte. E quindi vi dicevo che il valore di 1,0 per 10 alla meno 7 rappresenta un decimo di milionesimo della concentrazione molare dell'acqua, quindi si può dire che l'acqua è praticamente indissociata e quindi l'equilibrio è fortemente spostato verso sinistra. Tant'è vero che l'acqua è un pessimo conduttore perché la quantità degli ioni H+ o H- sono talmente bassi che conducono in maniera estremamente piccola corrente elettrica. Consideriamo adesso un aspetto di estrema importanza. Se io vado a riscrivere la relazione KV è uguale alle concentrazioni di H3O più per la concentrazione degli OH-, dobbiamo tenere presente che la concentrazione degli ioni H3O più oppure OH-, non possono in alcun modo andare a variare indipendentemente uno dall'altro, ma la variazione deve sempre soggiacere a questa relazione chimica. Per esempio, se io vado a diminuire, aumentare il valore degli ioni H+, per esempio pongo che H3O+ è uguale a 1,0 per 10 alla meno 6, il valore di OH- deve tener conto di questo aumento, e per cui, come andremo a scrivere, che la concentrazione degli ioni OH- è uguale a KV fratto la concentrazione degli ioni H3O più. Quindi andando a sostituire 1,0 per 10 alla meno 14 fratto 1,0 per 10 alla meno 6, e quindi il valore che ne scaturirà sarà 1,0 per 10 alla meno 8. Quindi in questo caso, ad un aumento della concentrazione degli ioni H+, abbiamo avuto una diminuzione degli ioni OH-. Sappiamo che la concentrazione degli ioni H+ è di fondamentale importanza, in quanto attraverso la conoscenza appunto della sua concentrazione possiamo determinare se una soluzione può essere acida, basica o neutra. Ora vediamo quando definiamo una soluzione acida. Quando la concentrazione degli ioni H3O più oppure H più è maggiore della concentrazione degli ioni OH-, la soluzione si dice acida. Quando la concentrazione degli ioni H3O più è uguale alla concentrazione degli ioni OH-, la soluzione sarà neutra. Quando la concentrazione degli ioni H3O più sarà minore della concentrazione degli ioni OH-, la soluzione sarà basica. Chiaramente questo è un discorso di natura qualitativo, quindi non abbiamo in alcun modo calcolato il pH, ma abbiamo visto le relazioni che intercorrono a seconda dell'aumento, diminuzione o eguaglianza degli ioni H3O più rispetto agli ioni OH-. Bene, io ho terminato la lezione, la prossima riguarderà il calcolo del pH di acidi e basi forti, per poi passare al calcolo di acidi e basi deboli. Se vi è piaciuta la lezione, iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like.